Bentornati carissimi amici di Briciola di Storia, questa volta inizio io perché saranno le uniche parole che io pronuncerò in questo video, dopodiché non so di che cosa stiamo parlando. Non credo proprio, è tutto abbastanza facile ed elementare. Sì. Anzi, c'è scritto elementare proprio... Watson, elementare. Elementari perché c'è scritto... C'è scritto che cosa? Partiamo dall'inizio. È un abaco, cioè un libretto di matematica per... giovanetti principianti. Giovanetti! Si chiama... Di che anno è? Siamo un po' indietro nel tempo perché da qualche parte c'è scritto... C'era scritto 1905. Siamo a 110 anni fa. Porca miseria. E che cosa dice? Dice che per questi giovanetti principianti, molti esercizi, problemi, un breve saggio di calcolo mentale ad uso delle prime classi elementari. Poi vedremo l'interno, altro che prime classi elementari. Oppure delle seconde e terze della unica rurale. Abbiamo fatto ampie ricerche per cercare di capire cosa fosse rurale, questa sì. Unica rurale. Insomma, sembra di capire che in quel periodo le elementari fossero divise in elementari urbane e in elementari invece rurali. Di campagna. Di seconda qualità, dedicate soltanto ai contadini. Una cosa che però servivano, nel senso. Sì, erano a volte l'unico modo per frenare l'analfabetizzazione nelle periferie. Se diciamo che piuttosto del niente va bene così, sì. Ok. Se invece diciamo che... Mi piuttosto. Ecco, non è proprio una cosa socialmente correttissima. Cosa abbiamo? Una tavola, quella è rimasta intatta. E siamo di nuovo su giovanetti principianti, come sono io, quindi. Che cos'è l'aritmetica? Ah, partiamo proprio dalle basi, proprio, ok. Sì, ma l'aritmetica è la scienza dei numeri. Per uno di seconda elementare. Scusi, professore, sto leggendo. Eh sì, ma no, rendiamoci conto della difficoltà. Quali sono i primi numeri e come si chiamano? I primi numeri sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essi si chiamano unità semplici. Che è tutto giusto, ma è presentato con cavolo, ma è... No, però è fatto bene. 1 più 1 è uguale 2. Già siamo alle addizioni. No, un attimo. Perché comunque è una sintesi questa. 200 fare... si scrive 200. Fa le decine, qui fa le decine, qui fa le centinaia. E a tutta velocità arriva alle migliaia, bello, decine però, di migliaia. Bello. Spiega come sono fatti... Tavole dell'addizione. Poi c'è un momento in cui si deve essere... mal funzionato qualche cosa o del pennino. È perché ricordiamo che nel 1905 penne sfera non ce n'erano, si intingeva un pennino di metallo con il manico di legno dentro a dell'inchiostro. Dubito che un bambino potesse avere una penna. Ah, qui dici? Qui è successo qualche cosa. Qui con si è anche pennino. Incavolato, si vede che si sono un po' girate perché non riusciva a fare le moltiplicazioni. La divisione è sicuramente l'operazione più difficile. Queste qui sono delle tabelline. No, pure se è rovesciato, qua si vede che si è rovesciato sicuramente. Bello, bello, c'è anche l'emozione del momento. E poi il tentativo di pulire. Tavola delle divisioni, divisione, divisione. Fa divisione, fa i numeri decimali, fa le divisioni con i numeri decimali. Fa un po' di... E qui c'è una moneta. Vittorio Emanuele III. Perché? Regno d'Italia. Misura 1902. I valori. Cioè, c'è proprio la riproduzione della moneta dell'epoca. Perché fa la scala dei valori monetari del tempo del... in uso in Italia, perché meno in Italia certamente. Certo. E dopodiché comincia a suggerire il prossimo abaco, che è quello il prossimo libretto sulla geometria. Che anche questo... Ma è fatto bene comunque, per essere una cosa di... parliamo di 110 anni fa, pratico tutt'oggi. È quello che stupisce è che ci sono dei contenuti che adesso si fanno non solo elementari, ma in parte anche nella scuola media. Adesso non si chiama più scuola media, si chiama scuola secondaria, ma comunque ben oltre la scuola che adesso non si chiama più elementare ma primaria. Quindi lì dovevano fare in fretta perché poi finita la quinta elementare. La quinta, forse anche la terza, No, io credo che quella quinta elementare. Io credo che se arrivasse. Che la quinta fosse facoltativa, la quarta e quinta, ma la terza era obbligatoria. Cioè c'erano tre classi obbligatorie, probabilmente. Ho questo ricordo vago, poi infatti dice la seconda e terza unica rurale, secondo me questo poteva essere fino in terza. Comunque bisognava essere veloci. Sì. E qui c'è un accenno di ornamentazione, di... Un po' già si andava verso il Liberty, sì. Quindi aveva già qualcosa di... Con gli strumenti, perché c'è sicuramente un mappamondo. Sì, sicuramente... so che lei è un po' ciecato a questo punto, intervengo. C'è una squadra. C'è la penna, guarda, intinta nel calamaio. Sì, ha proprio la forma di penna. E stiamo qui almeno un paio d'ore a guardare... C'è un rotolo di qualche carta geografica o simile geografica. C'è il giovinetto che studia il giovinetto, certo. In maniera lacrimente, per essere bravo. C'è la casa editrice, bravia.
Va bene, ok, adesso non possiamo... No, posso commuovermi? È molto bello, sì, no, ammetto, professore, ho trovato una cosa molto carina, mi ha affascinato. Possiamo anche dire che l'ho comprato? Sì. Quanto l'ha pagato? Possiamo dirlo? Sì, lo possiamo dire. Io ho avuto la tentazione di contestare il prezzo, perché era troppo basso. Ah, ok. Perché un euro per questa cosa meravigliosa... Ah, no, capisco. Assolutamente. Poi non l'ho contestato e l'ho preso. No, certo, giustamente. Vi ricordiamo di condividere i nostri video, di guardarli, di mettere mi piace, di schiacciare la campanella se volete essere aggiornati anche sulle live che facciamo. E ci siamo dimenticati un piccolo particolare. Pensiamo un attimo. C'è anche il nome della persona che non siamo in grado di leggere. C'è un Nino. Nino? Allora, scusi. Morassa Pelanino. Qualcosa del genere. Vabbè, se qualcuno si riconoscesse in questo, ci contatti e ci dai 2 euro, l'euro, e gli diamo questo. Non credo proprio. Va bene, ci vediamo al prossimo video allora. Un saluto a tutti.